Vuoi di, chi è Pinuccia della Giovanna, l'80enne Vigevano fingerà un malore in studio. Pinuccia della Giovanna è una delle dame del trono over di uomini e donne che più sta facendo discutere sui social in questo periodo. L'80enne di Vigevano infatti, si è resa protagonista di un gesto inaspettato, ha fatto finta di svenire in studio. Resta da capire se in futuro la dama farà ancora parte del programma oppure no. Visto che nelle ultime registrazioni era assente. Pinuccia della Giovanna da un paio di stagioni ha catturato l'attenzione del pubblico di uomini e donne. Già dal suo arrivo, ha messo gli occhi su Alessandro Rausa, il cavaliere 91enne appassionato di Vasco Rossi. Anche se la loro conoscenza non è sfociata in amore. L'uomo, infatti, ama passare del tempo con Pinuccia ma solo come amica. Peccato che lei non sembra capirlo. Anche in questa stagione, la si è vista più volte pressare Alessandro, tanto che anche Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per farle capire che Rausa la vede solo come amica. Nulla di più. È accaduto anche in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5. Dove Pinuccia ha dato il peggio di sé. La dama è parsa fuori controllo, sbraitando contro Alessandro. Soprattutto quando l'uomo le ha chiaramente fatto intendere che doveva lasciarlo in pace. Pinuccia è una ex infermiera. Classe 42, originaria di Vigevano dove tuttora vive, la dama è vedova da qualche anno. Ha perso il marito a causa di un tumore. Ha due figli che l'hanno resa nonna di due nipoti e pure bisnonna di Ryan, un bimbo di 2 anni. Ha vissuto un'infanzia difficile, visto che all'età di 4 anni ha perso prematuramente la mamma ed è stata costretta a crescere in orfanotrofio. Pinuccia è una donna molto arcilla e dal carattere deciso. Se ne sono accorti i telespettatori di Uomini e Donne, che hanno imparato a conoscerla all'inizio della stagione 2021-2022. Il suo interesse per Alessandro Rausa non sia corrisposto dal cavaliere, ma Pinuccia non riesce a farsene una ragione e il suo pressing verso il 91enne sta oltrepassando il limite. Proprio nelle puntate in onda in questi giorni, i telespettatori di Canale 5, assisteranno a una scena molto particolare. Infatti, dopo una lite con Tina Cipollari, Pinuccia fingerà uno svenimento e si sdraierà a terra. Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire e capirà subito che la dama di Vigevano avrà solo messo in scena lo svenimento. Una situazione surreale che costerà cara a Pinuccia. Nelle registrazioni seguenti infatti. La dama 80enne sarà assente e molti sospettano che sia stata cacciata da uomini e donne. Cerc flower su te la show urbuite cum rup capete lumeade din cap rupte tobe le bat cu inima deodată nu le opresc că nu s-a atât de nebun mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo.